Ben ritrovati con l'intervista. Oggi insieme a noi abbiamo Michele Grazzini della Poti Pictures, una realtà molto particolare di Arezzo che dedica le proprie attività e i propri sforzi in un fronte particolare, quello del cinema sociale. In particolare questa realtà realizza dei cortometraggi, dei lungometraggi con attori disabili. Grazie allora Michele per essere con noi quest'oggi. Inizierei questo nostro percorso alla scoperta della Poti Pictures dalla storia. Com'è che è nata questa esperienza e come si sta sviluppando negli ultimi anni? La Poti Pictures è una casa di produzione cinematografica di Arezzo. È nata quasi per gioco nel 2005 all'interno dell'associazione Il Cenacolo, un'associazione di volontariato per persone con disabilità, un contesto molto familiare. Quindi durante una vacanza che annualmente facciamo sull'Alpe di Poti, quindi in provincia di Arezzo, è nata questa esperienza, questo gioco. Da qui appunto nasce il nome Poti Picture. Da questa esperienza cinematografica, se vogliamo anche ludica, è nata la consapevolezza che il mezzo audiovisivo era uno strumento estremamente efficace nel poter mettere in risalto quelle che sono le doti dei nostri amici, di queste persone con disabilità. Da qui è nata quindi l'idea di farla diventare un'attività imprenditoriale. Nel corso di pochi anni abbiamo raggiunto oltre 100 premi e riconoscimenti a festival internazionali di cinema, quindi contesti al di fuori della disabilità. Da qui è nata questa convinzione che fosse uno strumento estremamente efficace, tanto che nel 2015 abbiamo deciso di farla diventare divisione cinematografica della cooperativa Il Cenacolo, una cooperativa da oltre 80 dipendenti, di cui il 40% con disabilità, nata dall'associazione per poter permettere l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate nella società e nel mondo del lavoro. Da questa esperienza quindi sono nati dei grandi progetti che hanno portato l'assunzione di due ragazzi con disabilità come dipendenti della cooperativa con la qualifica di attori, quindi un'innovazione, una novità nel contesto italiano e internazionale. Cioè sono i primi attori con disabilità mentale in Italia e anche nel contesto internazionale. Esattamente, quindi ha portato grande insomma, risalto e innovazione, che sono un pochino i cardini della Poti, perché quello che cerchiamo di fare è semplicemente una normalizzazione della disabilità. Quindi da questa creazione di questa divisione cinematografica poi sono nati tutta una serie di progetti. Abbiamo ottenuto l'anno scorso la registrazione del marchio a livello europeo come la prima casa di produzione cinematografica esistente di carattere sociale, con la creazione di 5 sottoclassi ad hoc, quindi 5 sottoclassi che non esistevano proprio di cinema fatto con persone con disabilità e di carattere sociale. Abbiamo avuto la possibilità di presentare i nostri progetti alla Camera dei Deputati, abbiamo dei progetti ambiziosi come la realizzazione del primo film a livello internazionale in cui due attori con disabilità possano recitare nel ruolo di attori protagonisti, affiancati ovviamente da attori famosi del cinema italiano. Stiamo portando avanti altri progetti come la Poti Picture Academy, quindi la prima accademia al mondo di cinema per persone con disabilità. Quello che cerchiamo di fare è appunto una normalizzazione della disabilità, ovvero mettere queste persone semplicemente in grado di poter al meglio esprimersi, quindi far emergere quelle che sono le loro abilità, le loro capacità. Quindi quello che facciamo è semplicemente fungere da facilitatori, stravolgendo ovviamente quelli che sono i canoni del cinema, il modus operandi. Se normalmente un attore viene scelto in base alle proprie capacità per interpretare un ruolo, in questo caso siamo noi che scriviamo un soggetto, una sceneggiatura in base a quelle che sono le capacità e le peculiarità di questi ragazzi, in modo tale che possano essere prodotti di alta qualità artistica, ma estremamente efficaci, proprio perché la vera integrazione, la nostra capacità
e il nostro valore aggiunto è quello di far risaltare il nostro prodotto audiovisivo agli occhi dello spettatore per quelle che sono le capacità dei nostri attori e la qualità artistica dei nostri prodotti. Ecco, perché la caratteristica è proprio questa: non si tratta di film sulla disabilità, sul tema della disabilità, ma si tratta di film, tra virgolette, normali, dove tra l'altro la bravura degli autori, del regista Daniele Bonarini, spesso ci trasporta anche in un'altalena di emozioni che vanno dalle risate alla comicità, passando anche per messaggi molto profondi e molto importanti. La peculiarità, dicevo, è quella che comunque si parla di film, tra virgolette, normali. E questa è forse una piccola grande rivoluzione nel mondo del cinema, dove l'immagine è tutto. Sì, questo è un pochino il cardine, il nostro punto di forza. Quando appunto parlavo di normalizzazione della disabilità, è semplicemente il permettere a queste persone con disabilità di essere messe in grado di esprimere al meglio quelle che sono le proprie doti, le proprie capacità, perché comunque funzionano a livello artistico, recitativo. Non a caso citavo la Poti Picture Academy, ovvero da questo percorso abbiamo creato un'accademia con un'equipe multidisciplinare in cui si vedono coinvolti registi, psicologi, educatori, scenografi e altre maestranze, proprio per facilitare il ruolo di recitazione, quindi dare una formazione professionale di modo tale che possano essere valorizzati e funzionare agli occhi dello spettatore. Quindi in questo senso la normalizzazione della disabilità, perché sono persone che, se messe in grado di poter lavorare al meglio, non hanno nulla a che invidiare da attori affermati del cinema. Di recente, nel mese di dicembre, è uscito anche un libro che ripercorre la storia ultradecennale di questa realtà, della Poti Pictures. Sarò una star, appunto, la vera storia della Poti Pictures, edito da Fuori Onda. L'autore è Andrea Dallaverde, uno dei pilastri di questa realtà della Poti Pictures, ma anche vice direttore della Caritas della diocesi di Arezzo, Cortone e Sansepolcro. Il libro ripercorre questa storia dalla telecamerina, dalle esperienze estive, appunto, ai grandi festival con grandi riconoscimenti. Per esempio, siete stati negli Stati Uniti, siete stati comunque selezionati in festival veramente europei, americani, ma anche in altre parti del mondo. Questo libro ci racconta di un gruppo di sognatori, sostanzialmente, che ciclicamente, dopo i successi, si trova sempre a scontrare con la dura realtà, perché portare avanti una realtà come questa non è per niente facile, soprattutto quando ci si trova a scontrare con la dura realtà, che i conti devono tornare e che le difficoltà, insomma, se ci sono i risultati da raggiungere, ci sono anche le difficoltà. Esattamente, sì, hai raccontato bene quello che è lo spirito del libro, in chiave comunque ironica e romanzata, ripercorre quelle che sono state tutte le tappe di questa avventura, perché è nata appunto in maniera, se vogliamo, ludica, e forse è stata anche uno dei punti cardine della forza del progetto, quindi mantenere sempre questo spirito di leggerezza, prendendosi comunque in giro, senza prendersi mai troppo sul serio, e quindi questo ha permesso nel corso di questa amicizia, perché poi si parla sempre di i progetti si vengono portati a termine e hanno un vero valore aggiunto se comunque c'è una relazione umana, quindi un vero rapporto di amicizia e di collaborazione tra le persone, tra le varie realtà, quindi ripercorre un pochino quelle che sono state le vicissitudini, le relazioni e le avventure, perché comunque anche i nostri attori hanno avuto la possibilità di vivere delle vere esperienze da star, ritirando premi a festival internazionali come in Texas, a Dallas, in Inghilterra, in vari festival del cinema italiano, e quindi è stata un pochino, e è un'avventura che ogni giorno con fatica portiamo avanti, ma che porta poi grandi soddisfazioni. Di recente siete approdati anche a Cinecittà, come l'hanno presa i ragazzi, cosa è scaturito da questa esperienza? Per quello che ci puoi dire, perché chiaramente... Certo.
Allora, non è più top secret, diciamo, come progetto. Dall'idea nata dal regista Daniele Bonarini di realizzare quindi un lungometraggio, un film, una commedia per il cinema, abbiamo realizzato un cortometraggio, una sorta di prequel del film dal titolo Wanted, che è stato girato tra Arezzo e Cinecittà World a Roma. Un cortometraggio nato anche dall'idea di poter testare gli oltre 12 ragazzi con disabilità coinvolti in questo percorso di recitazione formativo, in un vero set professionale che ha visto il coinvolgimento di oltre 20 professionisti del cinema di Roma, un contesto quindi altamente professionale dove devo dire se la sono cavata veramente, veramente bene, tanto che la stessa troupe abituata a girare fiction e film, normalmente proiettate in tutte le sale cinematografiche, quindi una troupe veramente di alto livello, sono rimasti sorpresi della qualità e soprattutto della capacità recitativa dei nostri attori, proprio per questa capacità di mantenere il set che è stato veramente massacrante, oserei dire, perché si è svolto in 3 giornate, addirittura con una notturna. Però sono stati un'esperienza veramente unica. Addirittura abbiamo da poco stretto contrattualizzato una distribuzione nazionale ed internazionale del cortometraggio, tanto che in primavera dovremmo organizzare anche una premiere cittadina per poter permettere a tutti di poter visionare questo prodotto. E noi naturalmente ci saremo. Grazie a Michele Grazzini, questa Grazie a voi. puntata termina qua. Abbiamo conosciuto l'esperienza della Poti Pictures, che potrete approfondire nel sito www.potipictures.com. Grazie ancora a Michele Grazie a voi. e arrivederci. Arrivederci.